Passano le parole di Anna, che ha interpretato esattamente questa idea dell'essere milanesi, da ovunque si provenga e quale sia la ragione per cui ci siamo venuti. Io però voglio ringraziarvi perché oggi è stata una giornata bellissima. Daniela Maini mi ha permesso di conoscere un avvocato che dovrebbe fare l'attore, secondo me, e che ha dato un'idea esattamente di quello che diceva Anna Scavuzzo, di come le donne debbano fare una grande fatica, come probabilmente quella che ha dovuto fare lei. Una fatica a volte un po' più grande di quella che devono fare gli uomini e molto spesso senza il riconoscimento coerente a quella fatica. Questa è una realtà che correttamente ciascuno di voi ha detto che deve essere superata. Per una gioia individuale, che già di per sé vale, ma per un bisogno e una gioia collettiva, per quello che si può dare alla società. Questo mix di stare dentro le cose con competenze e capacità e mantenere il livello delle relazioni, la capacità di essere in sintonia con quello che accade, con la contemporaneità di quello che accade, secondo me è una grande dote che hanno uomini e donne, ma che le donne possono portare a innovare anche la politica. Per cui alla prima donna presidente della Corte d'Appello di Milano, mi auguro possiamo aggiungere tante altre prime donne, come questa città ci ha insegnato: tribunali, sindache, presidenti di regione. Quindi io credo che abbiamo necessità anche di allargare questa capacità di essere protagoniste. Io le leggo una cosa, ho pensato, non sapevo cosa dire, e allora io ho a cuore una donna straordinaria di Milano, che non è proprio contemporanea, a differenza della meraviglia, Daniela, del fatto che le grandi Puglie siano tutti uomini e donne viventi, invece di ricordare. Io le regalo un pezzo che purtroppo ho scritto e quindi probabilmente non sarà corretto, di Cristina Tiburzio di Belgioioso, che scrisse nel 1866, la madre del Risorgimento italiano, non riconosciuta, non ricordata, se non negli ultimi tempi. E parla proprio a noi, parla a noi donne che abbiamo la fortuna di ricoprire ruoli importanti. E dice, vogliano le donne, felici e onorati dei tempi a venire, rivolgere tratto tratto il pensiero ai dolori e alle umiliazioni delle donne che le precedettero nella vita e ricordare con qualche gratitudine e con qualche ricordo i nomi di quelle che loro persero e prepararono la via alla non mai prima goduta, forse appena sognata, felicità. Bella.